Buongiorno a tutti. Vi devo dare una notizia sconcertante. Questa è una situazione molto grave. C'è stata un'alluvione. C'è stata un'alluvione al fiume Tanaro. Sta arrivato il fiume Tanaro. Ci sono stati molti dispersi, 4 morti. Nella zona di Casalbagliano. Migliaia ovviamente i senza tetto in queste ore. Le situazioni più drammatiche, vediamo, sono quelle dell'Alessandrino, dell'Astigiano, del Vercellese e anche di Torino. Ricordo che abbiamo pranzato, qualche minuto dopo abbiamo cominciato a sentire confusione fuori e siamo usciti, abbiamo visto gente sull'argine che insomma tutti preoccupati, l'acqua, il fiume che scorreva velocemente. No, forse era passata una macchina dei vigili che avvisava che eravamo in stato d'allerta e che avevano dovuto salire forse i piani alti delle case. Nessuno se l'aspettava. L'abbiamo portato sulle macchine dal cortile, che avevano le macchine in garage, che è più basso della strada, l'abbiamo portato qui davanti sulla piazza. Intanto perché l'acqua cominciava ad arrivare dalla strada, scendeva nel cortile. E quindi abbiamo cominciato a portare le macchine. A quel punto lì noi ci siamo trovati bloccati in casa perché l'acqua è cominciato a salire e ci siamo rinchiusi in casa sperando che non entrasse, sperando che non arrivasse fino in casa. E invece purtroppo è arrivata. Io avevo la telecamera carica, con le batterie cariche in casa, ho detto ma filmo. Faccio un filmato per ricordare magari un domani quello che è successo, perché così ce lo ricordiamo. E così ho cominciato a filmare. Allora, io mi chiamo Emilio Colli, sono nato 57 anni fa in Alessandria, però io dico che sono nato agli Orti. Avendo saputo il
problema che stava succedendo sul fiume. Mi sono attrezzato con degli amici per andare a aiutare le persone da noi conosciute che in questo momento avevano questo grosso problema. Nel video si vede nient'altro che purtroppo ho dovuto portare questa videocamera per poter memorizzare ciò che stava succedendo dopo l'alluvione, il grosso che era successo, e per poter documentare immagini brutte da poter passare a, a persone che poi mi avevano chiesto che in quel momento l'unico loro problema era poter recuperare qualcosa irrecuperabile nella loro casa, non potendosi poter curare di quello che succedeva una via di fianco a loro. Se volessi provare a sintetizzare questo che ci è successo, userei la parola violenza, una violenza che non è stata richiesta, una violenza gratuita, una violenza subita. Questo è stata l'alluvione. Forse con un termine più pittoresco, grave, anche se parlo ovviamente da persona maschile, io penso ad uno stupro, un qualcosa che entra dentro la tua intimità, entro la tua casa, quello spazio che ti sei costruito, quello spazio in cui tu vivi, tu solo, con la tua famiglia, con i tuoi figli, con i genitori, i vecchi. Ecco, qualcosa che tu non hai richiesto, che improvvisamente, senza che tu te lo aspetti, senza che tu possa fare assolutamente nulla per poterlo fermare, ti distrugge. E quello che distrugge non è tanto l'aspetto, i beni materiali, quelli si ricomprano, anche se ci può essere un ricordo, ci sono anche stati degli aiuti materiali da parte delle istituzioni, ma quello che tu non riesci più a recuperare è, come ho sentito dire da molti compagni, da molti amici, da molte famiglie, è la radice della tua vita. Roberto Nani era soprattutto un mio amico, era come fosse mio fratello, ed è il regalo più bello che ha lasciato l'alluvione di 20 anni fa, il 6 novembre 1994. Perché è proprio stato in conseguenza dell'alluvione che ci siamo conosciuti e abbiamo cominciato a frequentarci. Ciao! Andiamo lungo il Tanaro. Sto spiegando com'è. Lui, quel signore, abita di fronte a quel ponte più o meno. Si è pigliato 3 metri e spingilato in casa. Beh, Roberto intanto era un ragazzo di una intelligenza eccezionale. Grandissimo organizzatore, ottimo insegnante, direi anche un bravissimo politico, nel senso che gli piacevano le relazioni con la gente, con la gente degli orti, con gli amici. Infatti è stato lui uno degli artefici dell'associazione Orti Sicuro. Liberi. Certo. Immaginatevi quanta meno acqua ci passa quando sono chiusi. Certo. Quando sono chiusi, di là l'acqua aumenta, capite? E preme, sì, preme contro gli arci. Certo. Qui lo vedete molto chiaramente. Questi sono i sedimenti del fiume. Merci beaucoup. Tengo grazie tanto. Che so peggio. Come ne sperato. Lei sta lontana le fo. Pardon. Se crede le posso fare. Enormi mucchi di detriti, di rifiuti, ricavati dalle abitazioni, dai negozi, dai ristoranti e da tutto ciò che c'era prima che arrivasse l'onda dell'acqua e dell'alluvione. 21° giorno. Questi rifiuti che vedete alle mie spalle sono qui ad Alessandria, ma in ogni città, in ogni piccolo centro, enormi montagne esistono di questi rifiuti. È l'ora di dare la buonanotte al mare.
il suo grande papà Dino Crocco è riuscito ad arrivare a dei livelli, ha suonato a Sanremo, ha suonato in un gruppo che si chiamava Scooter insieme a degli altri bravissimi musicisti, tra l'altro uno che ha scritto per Mina, perché Fred Ferrari, che purtroppo non è più tra noi, un bellissimo musicista che purtroppo è mancato qualche anno fa, ma il papà insieme ad altri componenti di questo glorioso gruppo degli Scooter è arrivato a Sanremo e è arrivato a suonare per tanti anni, diciamo nei locali che all'epoca erano, andavano per la maggiore, e partendo da Ovada, tu mi insegni che non è facilissimo. Questo è anche un modo per dire che anche dove è arrivato il figlio Marcello, cioè, un conto è vivere a Milano, vivere a Roma, ma partire da Ovada, arrivare ai livelli che sei arrivato tuo padre e tu, è tutto sommato, è, come dica una genera, ma tanto di capello. Beh, guarda, mio padre, io infatti, quando la gente non aveva manco i soldi per comprare i mobili che è, e io vivevamo in una casa molto semplice, i primi soldi che ho guadagnato ha comprato un giradischi, per dirti, aveva già questa, ed ha incominciato fra l'altro a decidere di fare questa vita che aveva già 26-27 anni, c'ero già anch'io, e mi ricordo che partivamo, non so, andava a Roma e suonavano in locali famosissimi come la Rupe Tarpea o Milano al Gallery, erano i night club allora più in voga, e noi partivamo, mi ricordo, con tutta la famiglia, perché gli Scooter hanno vissuto a casa mia, man mano che si sposavano poi andavano via, quindi sono cresciuto in un casino, certo. È stato bellissimo. Poi tuo padre chi l'ha conosciuto come me era una persona fuori dal mondo, era di una io non l'ho mai visto una volta arrabbiato, no, ma lui era così, era uno che amava la vita, sapeva prenderla nel verso giusto, questo sì. Ed è stato secondo me una persona, un grande genio a livello proprio dello spettacolo, era un animale da spettacolo. Alessandria, questo era l'aeroporto. Come vedete le immagini, persone che vanno in cerca forse della loro auto, cercando di recuperare qualcosa. E non solo i proprietari vanno in cerca di qualcosa, anche altri vanno in cerca di qualcosa. Sono gli sciacalli, peste, le colga. Un treno della Protezione Civile è giunto questa mattina da Roma ed è sistemato alla stazione ferroviaria di Alessandria. Un'ultimissima notizia è ancora che probabilmente, ma non è ancora confermato, probabilmente potrebbe giungere nel primo pomeriggio ad Alessandria il ministro dell'Interno Maroni, ma intanto è arrivato poco fa qui in studio Dino Crocco, che questa mattina ha vissuto in prima persona la realtà alessandrina. Dino, tu hai delle immagini, hai portato un servizio, cedo subito a te la parola. Sì, però prima di passare a fare il servizio con le immagini, interviste raccolte alla zona Orti, voglio ancora raccomandare vivamente una cosa: tutte le persone che non hanno necessità, urgenza di recarsi ad Alessandria stiano a casa, non devono andare lì a fare confusione, che ce n'è già tanta. Quindi, ripeto, chi non ha urgenza di arrivare ad Alessandria se ne stia a casa. Maiore. Ecco, chiudi qui, perché le immagini, come ho detto prima, erano troppo terrificanti per fare vedere, era stato appena pescato un cadavere. Quelle due persone che si abbracciavano, c'è una macchina nostra. Non erano parenti che si incontravano lì sul posto, sì, quelle sono Gianmarco. Ma erano le sorelle di quella ragazza che ha parlato poco prima, il personaggio, che è sparita nelle acque ieri e purtroppo non l'hanno ancora trovata. Io certamente auguro a queste persone, non solo a loro, a tutti gli altri che hanno avuto la perdita dei propri cari, che possano ancora ritrovare qualcuno che è disperato. Ma no,
in all'improvviso c'è stata un'indonazione così, ci siamo trovati tutti. Ciao, sorpresa. Ma in casa voi? Sì, però erano, abbiamo fatto in tempo, eravamo tutti qui, guardavamo la crescita. Abbiamo appena fatto di sotto il portone, abbiamo ospitato anche della gente di Alessandria, ci siamo degli inquilini, sono rimasti sotto lì, sono tutti su, guardi, non le dico, da morire. Ma guardi qua, il garage sono spariti, guardi, sono spariti i garage, le moto, le macchine, noi abbiamo quattro macchine, non ne abbiamo neanche più. Ho incominciato adesso a venirci a vedere. Stiamo facendo con un altro inviato sul balcone. No, lo so, mi intanto quello di no, può far paura la cattiva informazione, può far paura il cattivo spettacolo, il cattivo servizio, questo sì che può far paura, perché con questo mi ci metto anch'io, perché lo sto facendo, quante volte io ho iniziato facendo della cronaca, non sono un giornalista, neanche un pubblicista, però sono un curioso e siccome ho 48 anni, forse qualcosa ho visto in giro, ero attratto dalle cose che accadevano e le andavo a cogliere con la telecamera, a distanza infatti di 3 anni ritorno ancora, perché per me la televisione privata è quella, cioè la televisione è verità, andare in mezzo alla gente, andare a scoprire delle cose che non lo fanno gli altri, ecco. Quindi purtroppo ai tempi ero ancora molto piccolo, avevo poco più di un anno e appunto non ho molti ricordi, però vedere comunque un bambino che io lì in quell'occasione, essendo piccolo, non capivo ancora bene cosa stava succedendo, ero molto estraneo alla cosa, però vedere mia madre comunque disperata con in braccio me, chiedendo come cosa succederà e tutto quanto, mi fa venire un po' di tristezza, ecco, un po' di... Rivedere dopo tanto tempo quelle immagini ritorna i ricordi, i momenti brutti che abbiamo vissuto. Quasi arrabbiato, ho detto, ma come riesci a... cioè, in questi momenti, cioè, avere quella freddezza di riuscire a riprendere... Mi era venuto un attimo... entrando in casa. Quello là lo vediamo proprio poi di fronte, guardate com'è distante di qui a là e guardate invece là. Vedete che la strada va in salita, no? Il ponte è il punto più alto, questo è il punto più alto. Se voi fate caso di lì, l'acqua va di nuovo in salita, l'acqua, la strada, va di nuovo in salita, lo vedete? Quando il fiume esce lì, viene giù da questa parte qua e si incanala lentissimamente verso il fiume. Beh, intanto che aveva 20 anni di meno e soprattutto la sua capacità di comunicare ai ragazzi, che io ho potuto sperimentare quando assieme andavamo nelle quinte classi delle scuole elementari a parlare dell'importanza della protezione civile e dell'educazione al rischio, e lì Roberto mi ha insegnato a trattare con i bambini. Questa è la strada che porta al cimitero. Se voi fate caso, questa strada non è piana, ma è in discesa. Se voi guardate contro il muro, vedete una striscia ancora dell'acqua, la vedete? Dove l'acqua, noi siamo nel punto più alto degli Orti,
l'acqua gradualmente si alza fino là in fondo. Quando l'acqua scorreva di qui, non c'era mezzo che potesse entrare qui. Spostavano le cisterne. Avete presente il camion di mobili? Li spostavano. Ecco, qui l'acqua correva moltissimo. Quella casetta, quel portico che c'è là in fondo alla via, è stato abbattuto e le macchine, le auto si fermavano contro quel pino che si vede là dietro. Qui tutte queste cancellate qui sono state rifatte, tutto è stato abbattuto. Le case che lì hanno perso tutto, queste case qui, tutto. E adesso vedete che sono state ridipinte. Tutte le case degli orti sono quasi tutte rifatte o ridipinte. La signora abita qua? Si è vista arrivare l'onda, perché l'acqua ha cominciato a venire giù piano, poi è arrivata l'onda. Lo vedete la differenza tra voi e me? No. Qui l'acqua arrivava sui mattoni di naso. E vedete che è in discesa? No? Qui l'acqua correva come se fosse un torrente di montagna. Chiunque fosse stato qui sarebbe morto. E infatti quella via là dietro, così, due persone anziane sono rimaste in casa. Non hanno aperto, non sono riuscita più a aprire la porta del finestra e sono morto. La vedete dove è passata? Passava qua. Beh, quello che vedete contro là è l'argine che difende gli orti. Per sapere dove era l'acqua, guardate contro quella casa e vedete dove è passata. A filo, è un metro sopra. Di più. Eh sì. A filo. È un chiaro esempio di abuso edilizio. Noi siamo sull'argine, vi ho detto che il magistrato del Po ha la competenza di tutto ciò che avviene dall'argine in là e per 15 metri dall'argine in qua. Guardate questa casa, no? È nuova, non è una casa vecchia, è stata costruita esattamente contro l'argine, il che vuol dire che il salotto di questo signore qua è di competenza del magistrato del Po. C'è il magistrato del Po che dovrebbe decidere cosa fare. Ecco, questo è un chiaro esempio di abuso edilizio, lo vedete davanti ai vostri occhi. Quelle case erano più vecchie, ma queste sono nuove. Tac, appoggiate all'argine. Ma questa casa durante l'alluvione è andata? No, questa casa qui. Ah, solo fin qua. Certo, poi adesso vieni a vedere di qua. Per 10 centimetri non è entrata in casa. E qui è entrata sì. Di qua sì. Guarda dove è arrivata l'acqua dell'alluvione. Minchia. Rivederla! Quell'altezza lì, ragazzi, lì è morta una donna, poi vi porto a vedere. Ma quello l'ha fatto da pochissimo. Tutte queste sono case nuove. Di quel giorno in se stesso, quello che ci ricordano un po' tutti, cioè stavamo andando a vedere la partita, che c'era l'Alessandria che giocava contro il Bologna, ma io avevo già il sospetto, visto dal giorno prima, che c'era questa possibilità che, ma non così, che potesse succedere qualcosa di brutto, stavo provando a andare verso la zona degli orti. E tutto quello che mi ricordo che ho visto
un mare che stava venendo giù dalle vie principali verso il Gianetto Ignoto e stavano praticamente scendendo, quindi era tra l'una e mezza e le due l'orario che stavano andando la gente a vedere lo stadio, proprio questo mare che stava scendendo da via Donizetti, via Vinzaglio, via Gianetto Ignoto, stavano arrivando tutti in via Gianetto Ignoto quest'acqua. Ho visto macchine girate per aria, ma quello che ho visto tanta umiltà da parte delle persone che sono subito rimboccate le maniche e stavano sbadilando fango, portando via casse di legno, mobili, stavano catastrando tutto a lato delle proprie abitazioni, ma avendo bisogno di tutto e non potendo avere nessun aiuto da parte di nessuno, su molti primi giorni. E niente, era, per me Ortolano era una cosa da brividi, da pelle d'oca, soprattutto quando ritornavamo indietro. Ritornavamo perché sembrava di essere, si vedeva tutta una zona buia, con solo dei lumini, con solo delle candele accese nelle finestre delle case. E quello che c'era, il più ricordo, era la puzza. C'era una puzza di gasolio, una puzza che ti rimane addosso nella pelle, sui vestiti, e non la puoi cancellare. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio da Parlato Semplice. Ben ritrovati. Ben ritrovati. Una puntata un po' particolare. Ve ne siete subito accorti? Non siamo nel nostro consueto studio TV2 di Torino, siamo in un collegamento da Alessandria, dalla Rione. Più colpiti. Uno dei più colpiti perché oggi questa puntata natalizia è dedicata, Stefania, a quale tema? Naturalmente al tema dell'alluvione, chiedendoci nella settimana del Natale, chiedendoci se il Natale sarà Natale e in che modo, anche per gli alluvionati del Piemonte. Noi allora, oggi siamo qui in molti, con molte testimonianze e dunque con storie, con domande, ma anche per vedere che cosa è successo in un mese, magari alcune cose sono mutate. Un mese e mezzo, ormai quasi un mese e mezzo da quel tragico 6 novembre. Dunque, vi dicevamo, ci troviamo nel Rione Orti, che come sapete è stato uno dei più colpiti, dei più danneggiati dall'alluvione, ma ci sono alcune notizie di cronaca, tra l'altro, sì, infatti, che andiamo a dare, dobbiamo ricordare, ci siamo messi qua perché questo è l'ex Foro Boario, c'era lo spazio opportuno per questo collegamento dal luogo, dal posto dove sono successe le cose. Tra l'altro qui ci sono pochi gradi sopra lo zero, vedete la gente, siamo tutti incappottati. Abbiamo visto anche un bellissimo filmato, abbiamo ieri c'è stata una messa, con una fiaccolata, però abilmente Fogliatti, la nostra regista, ha unito immagini della messa e di questa fiaccolata insieme alle immagini di uno dei primissimi giorni dell'alluvione. Questa messa è stata celebrata ieri sera dal vescovo di Alessandria, Monsignor Charrier, poi c'è stata una fiaccolata. Vi dicevamo il Rione Orti, ma ci sono anche altri rioni importanti della città, San Michele e Astuti, che sono stati altrettanto colpiti. Ci sono state in totale 12 vittime, 12 più una bambina di soli 6 mesi che era ricoverata all'ospedale infantile d'Arrigo, è stata portata via e purtroppo è morta durante il tragitto. Quindi anche questa bambina, questa neonata, può essere considerata la 13ª vittima di questo tragico avvenimento. Thank you.
Facevo vedere dove è morta una persona e vi stavo spiegando come era morta. Dietro di noi quell'argine ha ceduto e quindi l'acqua, che qui non c'era ancora, si è proiettata con una violenza terrificante verso la strada. Non c'erano i pali della luce così, questi sono nuovi, c'erano quei pali della luce in cemento. Quella persona stava venendo in macchina da quella strada, quella direzione. Quando è arrivata l'ondata d'acqua, gli ha spostato la macchina. Lui è riuscito a scendere e si è aggrappato al palo della luce. Però l'acqua cresceva e lui non riusciva a muoversi da quella posizione. Allora si è lasciato andare un po' rotolando, un po' facendo, contro quel muro bianco che vedete dietro di voi. E aveva visto quella finestra, quella grata, no? Là in quella piega, no, della casa. Allora, sempre tenendosi come poteva, si è diretto verso quella grata, è salito sulla grata fin dove ha potuto e ha continuato a gridare. Qui avete un mio amico che lo vedeva, che ha chiamato i pompieri, che ha detto di venire, che sarebbero venuti subito, poi sono saltate le linee. Quell'uomo ha continuato a gridare, gridare, gridare fin quando non si è più sentito nulla. L'acqua è arrivata al di sopra della grata. Se voi fate caso, sulla parete sinistra della casa di mattoni, vedete ancora la striscia dell'acqua, la vedete? Sopra le finestre. E l'hanno trovato morto lì. L'acqua l'ha schiacciato lì dentro. Sono in casa di un'amica che è stata... Quanto ci vorrà per mettere in piedi una casa come questa? Guardi, venga a vedere, non c'è più niente, piano sotto abbiamo dovuto togliere tutto. Come in tutti i comuni dei paesi alluvionati, persone che arrivano a denunciare i danni subiti. Scusi, il sindaco dove lo posso trovare? Ecco.
Al primo piano? Sì. No, come va? Di che cosa avete ancora bisogno? Ci stiamo, diciamo, ci stiamo raddrizzando, via. Ci stiamo raddrizzando. In questo momento si circola, le scuole medie funzionano. Le scuole elementari, se tutto va bene, lunedì riprendono al primo piano, la scuola materna per ora è ancora sospesa. Ci ha portato qualcosa, sì. Un po' di soldi con tutto quello che abbiamo avuto. Qui è duro. È duro, è duro. Proprio dire, sì. Abbiamo avuto un danno enorme. Tutto, ci ha preso tutto, dormivamo ancora. Ecco, vi vedo vicino alla stufa. Buongiorno signora. Lasciate chi calai, sì, qui. Dino Crocco? Al Crocco, col della televisione. Della televisione. Siete qui vicino al caldo? Per forza. Siete stati lesionati voi? Guarda, è venuto fino a là. Ma avete qualcuno, vi hanno aiutato, sì? Sei figli, sì. Uno è a Nizza, l'altro è Alessandria, l'altro è a Torino. Quanti anni avete? 80. Secondo me quello che poi rancore no, diciamo che all'inizio molti e forse anche noi abbiamo cercato un colpevole, cercando di capire quali la causa, perché avesse potuto succedere, perché le alluvioni, vabbè, si sono sempre verificate, però nel corso degli anni mio padre e i miei nonni hanno vissuto agli Orti, ma non hanno mai subito un'alluvione. Se nel 94 c'è stata questa alluvione, perché probabilmente l'uomo ci ha messo del suo, diciamo, no? È morta un'altra persona che ha fatto questa cosa qua. Dove c'è il cancello bianco che vedete, lui aveva il camioncino. Quando ha cominciato a vedere l'acqua, ha portato il camioncino fuori dal garage per portarlo dove siamo noi adesso, metterlo sopra il marciapiede, convinto che l'acqua non fosse cresciuta, fosse solo stata una cosa di questo genere. Se non che a metà strada, vedete che la sua strada è in salita, no? Quella stradina lì. A metà strada l'acqua, l'ondata dell'acqua gli ha bloccato il camioncino. Lui è sceso dal camioncino, non è più riuscito a entrare a casa sua. E lì c'era un alberello che adesso hanno sradicato, un po' più grande di quel pino lì, era un po' più robusto di quel pino lì. Lui è salito su quell'alberello che era più o meno come quello di mezzo, là vicino a quella casa arancione, no? Quello che vedete di mezzo. Lui è salito lì sopra, è stato 8 ore o 9 ore lì sopra, gridando, aggrappato con le mani, fin quando non ce l'ha più fatta. E nonostante quelli che abitano in quella casa con le persiane verdi gli dicessero di lasciarsi andare, perché la corrente lo avrebbe portato a passare sotto le finestre di quelle persone là, lui aveva paura perché non era capace di nuotare, e lì l'acqua era 3,5 metri lì. E tirava, era corrente molto forte. Lui è rimasto finché ha potuto agganciato con le mani all'albero. Poi non ce l'ha più fatta dopo 9 ore, 8 ore, e si è lasciato andare, è morto, l'hanno trovato in piazza d'arte. Il figlio del dottor Verarese, che magari qualcuno di voi conosce,
perché è un ragazzo più o meno della vostra età, stava scappando con sua mamma e suo fratello in macchina per andare in Viale Milite Ignoto. Non è più riuscito a scappare, ha fatto per tornare indietro, non è riuscito a tornare indietro e si è messo in questa casa qui bianca, no? Ha bussato nella porta, che era già molto alta, e l'hanno ricevuto in casa. E lui era faceva prima media quando io ero alla Cavour 3 anni fa, ha scritto un tema in cui descrive esattamente come è avvenuta la morte di quell'uomo, perché lui era a quella finestra lì e l'ha visto perfettamente come è avvenuto. Ecco, questa è un'altra delle persone che sono morte proprio perché non c'è stata prevenzione. Tutti avrebbero potuto salvarsi. A proposito di Roberto, cosa? Posso solo dire che a un anno dalla sua scomparsa ho ritenuto per ricordarlo di fare una riedizione del suo libro Donna Ana, Mozambico, Africa, che è il libro che raccoglie le sue cartoline della sua esperienza di cooperazione allo sviluppo in Mozambico. Questo libro, che è stato pubblicato nel 2007, nella prima edizione, è andato praticamente subito esaurito, perché Roberto lo ha portato in giro per le scuole, per le associazioni, per l'Aios, per le parrocchie, e raccoglieva fondi per costruire il mulino delle bambine. Che facevo per raggiungere queste persone da aiutare e riprendevo tante volte puntando per terra, perché fermandovi a parlare con la gente non avevo il coraggio di guardarla in faccia, con gli occhi sì, ma non con una videocamera, perché sembrava che uno volesse fare uno scoop, qualcosa, invece era nient'altro che poter documentare, poter raccontare un giorno quello che era il disastro che il fiume aveva fatto, e quindi utilizzavo la videocamera proprio per poter recuperare immagini che sicuramente la memoria avrebbe tenuto, ma non un qualcosa di documentato. Era l'unico modo, purtroppo, era quello di registrare andando e tornando. E niente, ci hanno regalato questo ficus, che era già un bel ficus, era relativamente piccolo. Adesso ve lo vedete che è alto 3 metri praticamente, e durante l'alluvione è rimasto qui in questa sala e è stato alluvionato anche lui, perché è andato sott'acqua praticamente. Nonostante tutto si è salvato. Magari gli ha fatto anche un po' bene, è stato concimato un po' dall'acqua del Tanaro. Un anno... Cioè, c'è da premettere che noi questo ficus tutte le estati lo mettiamo fuori all'esterno,
con un po' e poi alla fine dell'estate lo riportiamo in casa per rimetterlo, per tenerlo al caldo, logicamente. Con un po' di problemi, perché con un po' di problemi, perché date le dimensioni, farlo passare da quella vetrata non è tanto facile, però ci riusciamo. E un anno è un fratello maggiore. Esatto, sì, sì, lui è un anno in più di me, via. E un anno l'abbiamo lasciato fuori, forse un po' troppo, ed è arrivata praticamente alla fine, a metà ottobre, sì, sì, la prima gelata. Quando ci siamo resi conto, ormai era troppo tardi, cioè la mattina dopo, l'abbiamo messo in casa. Ma ha perso tutte le foglie. E nel giro di un mesetto circa ha perso completamente tutte le foglie. E anche noi pensavamo fosse morto, abbiamo detto, boh, è gelato, è morto. L'abbiamo lasciato lì, tutto inverno. A Natale le abbiamo messo le palline di Natale, ci facciamo l'albero di Natale. Poi a primavera ha cominciato a mettere le foglioline, ho detto, oh, guarda. Sì, è rigermogliato piano piano ed è rinato. Si è riperso. Sì, qualche ramo è morto. Qualche... Però lui è sopravvissuto. La nostra storia.